Ciao e benvenuti nuovamente nel mio canale. Oggi parliamo di una nuova storia di cucito ed è la storia di Giusy. Giusy è una ragazza che è nel mio gruppo di Telegram, il mio gruppo privato. Siamo non in tante, ora come ora, ci conosciamo tutte da un bel po' di mesi ed è diventato più che altro un gruppo di condivisione, non solo di condivisione di cucito, riguardante il cucito, ma anche di sfogatoio, una condivisione di vita, una condivisione di gioie e dolori, come si suol dire. Ed è stata tra l'altro lei che mi ha fatto venire l'idea di iniziare questa rubrica, perché lei un giorno ha scritto questa sua storia nel gruppo. E io mi sono molto commossa perché non sembra assolutamente dal di fuori, lei è una persona sempre molto allegra, lei cerca sempre di far tornare il sorriso nei visi tristi, che a volte siamo tante con i visi tristi, lei cerca di fare questo, quindi non l'avrei mai immaginato che avessi dietro le spalle una storia così toccante. E questa volta te la faccio raccontare da lei. Adesso ascoltiamo quello che ci racconta Giusy, che è la storia della sua vita riguardante il cucito e cosa ha fatto sì che il cucito potesse aiutarla nella vita. Ciao Cristiana, mi apro ufficialmente a te la tua rubrica per raccontarti da dove nasce la mia passione per il cucito. Però prima permettimi, sperando di non dilungarmi troppo e di non annoiarti, vorrei fare una breve introduzione. Vengo da un'umile famiglia, genitori emigrati al nord, senza un soldo, ma con tanti valori e tanta buona volontà, pronti a rimboccarsi le maniche. Pochi soldi, come dicevo prima, ma innamorati tanto che per vivere il loro amore, nonostante i 16 anni di mamma, fecero la famosa fuitina. Arrivati al nord si sono adattati a tutto, con lo spirito di due cuori e una capanna. Si sentivano invincibili e a quei tempi, se avevi voglia di lavorare, il lavoro lo trovavi. Per cui papà iniziò a lavorare come autotrasportatore. Vabbè, ora. Si dice così, però una volta si diceva camionista. Poi scorta in tribunale e per un magistrato, quindi ha sempre lavorato. Mamma invece faceva la casalinga con il sogno di avere molti figli, sogno coronato dalla mia nascita e dei miei fratelli Franco, Antonella e Giovanni. Sì, nel giro di qualche anno la famiglia era composta da 6 persone. Tu direi che è stupendo, è come non darti torto. Ma un unico stipendio era difficile da far bastare, per cui mamma faceva i salti mortali per far quadrare i conti e sfamarci tutti. Ma nonostante le difficoltà economiche, si respirava l'amore. Mamma aveva una dignità grandissima che traspirava da tutti i pori. Usciva sempre in ordine, la sera metteva i bigodini e al mattino la piega era fatta. Con stoffe di recupero e una grande abilità innata, confezionava i vestiti per noi, miei e dei miei fratelli. Eravamo sempre in ordine, io e mia sorella due bamboline, e come ci teneva affinché tutto fosse abbinato. Addirittura i fiocchetti per le trecce erano della stessa stoffa del vestitino. Io la guardavo cucire con ammirazione. Mi chiedevo come avesse imparato. Non era sarta, ma aveva appreso molto presto l'arte dell'arrangiarsi. Del resto, a 16 anni era diventata mamma. La macchina da cucire andava in continuazione, da uno straccio creava un capolavoro. Addirittura le fu regalata una bobina di asciugamani, quelle che si usavano nei locali pubblici, quelle che si tirava, sai, la stoffa. E perché erano in tessuto e lei con quelli fece dei centrini e ricamati a mano. Lavorava ai ferri, io dico a fantasia, perché non sapeva tradurre gli schemi.
ma io nonostante fossi piccola facevo da traduttrice. Mamma entra sul punto da dietro, adesso accavalla una volta il filo, porta tutto fuori, proprio così leggevo le leggende. C'era tra me e lei un affiatamento pazzesco, però la vita sappiamo essere crudele, ti dà e ti toglie. Così un bel giorno, senza preavviso, lei è morta, senza tante spiegazioni. Ero molto giovane, non avevo fatto in tempo ad apprendere i segreti della vita, ad imparare come si cucina, come si fa una lavatrice, come si rammenda un calzino e come si accudisce un fratello più piccolo di te. E come si asciugano le lacrime di tuo padre che ogni sera è lì, che ricorda la mamma che non c'è più. Per cui oltre al dramma ho dovuto rimboccarmi le maniche. Quando morì aveva lasciato un lavoro ai ferri in sospeso, non so se fosse per me o mia sorella, un lavoro a metà ancora nel ferro. Ed io in un momento di grande dolore lo gettai. Sapevo che nessuno avrebbe mai potuto portare a termine quel maglioncino. Ma ora andiamo a me, dopo questa lunga introduzione, dove mi scuso. Non so cosa scattò in quel momento. Fatto sta che nonostante ci fossero mille altre priorità, ho voluto iscrivermi ad un corso di cucito. Un corso durato circa 6 mesi, con cadenza settimanale, dove non ho imparato nulla, ma ho confezionato vari capi. Il cartamodello lo faceva l'insegnante. Io imbastivo e passavo le marche, dove mi diceva lei. Lei cuciva a macchina. Io attaccavo il bottone. Terminato il corso sentivo di non aver imparato nulla, ma quel breve percorso ha instillato in me la passione per qualcosa che avrei voluto approfondire. Vedevo i tessuti e volevo toccarli, provando una grande gioia solo al tatto. Immaginavo cosa poteva nascere da una stoffa e pensavo a cosa avrebbe potuto creare mamma, ma lei non c'era più ed io volevo cucire. Non sapevo cosa, ma volevo cucire e non sapevo nemmeno come, però volevo cucire. Poi sono cresciuta e nonostante lavorassi in tutt'altro ambito, la voglia di riprovarci c'era, però mi mancavano le basi. Smontavo abiti, gonne e camicie e con le squadre del corso e il libro cercavo la regola, praticamente facevo il lavoro al contrario. A ottobre dello scorso anno, profonda crisi, non mi bastava più niente. Dovevo creare, sentivo che se avessi creato avrei superato anche questo momento che stavo vivendo. Le idee c'erano e le mani friggevano. Mi sono guardata mille tutorial, che guardo ancora oggi. Sono entrata in vari gruppi e non ho mai avuto paura di mettermi in gioco. Ho tagliato tutte le tovaglie e lenzuola che avevo, ho chiesto consigli a tutti. Ho iniziato dalle tovagliette da colazione, facendone sotto Natale centinaia e riuscendo a venderle. Osservavo ogni punto e sapevo che solo lei mi stava guidando, da lassù e con tutto il suo amore. Era sempre presente ed è sempre presente. Da lì ho iniziato a realizzare sempre di più. Dal creativo al sartoriale. Ho confezionato abiti sempre con caparbietà. Non sono sicuramente una grande stilista o modellista, ma ci provo e riprovo e continuo a mettermi in gioco. Ed ora, nonostante siano passati pochi mesi, che a me sembrano anni, non mi sono più fermata. Quando mi si chiede cuci da tanto, fatico a dare una risposta perché è come se avessi sempre cucito. C'è chi nasce con la camicia, io sento di essere nata con metro, ago e forbici. Grazie Cristiana per avermi dato la possibilità di esprimere questi miei pensieri, di condividere con me una parte della mia vita e grazie per la tua dolcezza, per la tua sensibilità, per i gruppi che hai creato, che anche questi mi hanno dato modo di crescere e sei veramente una persona meravigliosa. Grazie.
grazie a Giusy che si è aperta con noi, non solo con me. E ringraziamo tantissimo Giusy perché la storia di Giusy è una storia di dolore, ma nello stesso tempo anche di rinascita. Di dolore, il dolore torna sempre in tutte queste storie che sto ricevendo. Un qualcosa che c'è sempre è il dolore di una perdita, il dolore di una depressione, di un momento difficile della vita. E questo è il caso di Giusy, la storia di Giusy ci aiuta a capire che nel momento in cui abbiamo veramente bisogno di esternare questa nostra creatività, il cucito ci viene incontro, aiutandoci in questo senso. Quindi lei in un momento in cui non ce la faceva più ed era stressata probabilmente e insoddisfatta, si è ributtata nel cucito. Quel cucito che le ricorda la mamma, quel cucito che le ricorda quando era bambina, e la mamma che le metteva, mi ha colpito tantissimo, questa mamma, questa super mamma, perché poi alla fine le mamme sono super mamme alla fine, questa mamma che confezionava i vestiti alle bambine, alle sue figlie, e il fiocchetto nei capelli era uguale a quello del vestitino. A me questo mi ha molto colpito perché è veramente una sciccheria unica che rivedo in Giusy, tra l'altro, nelle sue creazioni. Ha molto gusto, ha gusto innato, perché secondo me il gusto è innato. Sa abbinare benissimo i colori fra loro, fa delle creazioni che a me piacciono moltissimo e ha proprio la, come si suol dire, la stoffa. Questa storia mi ha molto commossa. Ed è parecchie volte che l'ho ascoltata questa storia, ma le prime volte mi scappava una lacrimuccia, anzi più di una. Sono veramente felice di aver portato in questo canale questa rubrica e queste storie, perché ci sentiamo meno soli, perché molte volte pensiamo solo a me è successo, solo a me, perché a me. Una delle domande che fanno più spesso i pazienti quando vengono in terapia è perché a me? Perché a me? Perché succedono le disgrazie? Perché comunque la vita è anche questa, è fatta di cose belle e di cose brutte, di situazioni belle e situazioni brutte. Le situazioni brutte ti aiutano il più delle volte a crescere, a migliorarti, a diventare una persona migliore. Sono i problemi che ci fanno crescere, non diciamo quando tutto va bene, anche se noi vorremmo che tutto andasse bene, non ci fossero problemi, e io me lo auguro per tutti, però è dei momenti difficili della vita che poi alla fine si cresce, si diventa più saggi, si affronta la vita con più forza e cioè si forma proprio una corazza che ti aiuta a sopportare tutte le botte che la vita puntualmente una tantum ti dà, perché è inevitabile, se vuoi vivere devi anche avere a che fare con il dolore, con i problemi, con le difficoltà. La differenza sta nell'affrontare quel dolore, quella difficoltà, è tutto lì. Quindi l'esperienza di Giusy a me ha molto colpito perché io non ho avuto i problemi che ha avuto Giusy nella mia vita, io sono stata molto più fortunata, anche io ho avuto i miei dolori, ma non ai livelli di Giusy, che comunque si è dovuta rimboccare le maniche, pensare ai fratellini più piccoli, sono ben altre preoccupazioni. Ed è poi una persona che ha sempre il sorriso e sembra
che voglia sempre portare la felicità nelle persone, l'allegria. Forse perché chi ha conosciuto realmente il dolore, le lacrime, la tristezza, gli scatta questa sorta di molla che vuole portare negli altri l'allegria. Tant'è vero che molti comici nella vita privata sono malinconici. Sono persone magari che hanno vissuto delle situazioni di vita molto dolorose. E quindi io veramente ringrazio tantissimo Giusy, soprattutto per tutti i complimenti che mi ha fatto, per i gruppi che ho creato, per tutto quello che ho fatto. E io l'ho fatto con amore e continuo a farlo con amore, tutto quello che faccio. Non mi fa diventare ricca, non mi ha fatto diventare ricca, fino adesso però mi ha arricchito il cuore e continua ad arricchirmi il cuore tutto quello che sto facendo, tra l'altro tra questo anche questo video qui, perché non si vive di solo business, perché non si vive di solo di soli soldi, di sole collaborazioni, non si vive solo di questo, ma anzi la vera vita secondo me è proprio questa, la vita fatta di condivisioni, fatta di amore, fatta di tutto questo. Certo, ovviamente bisogna anche pensare alla pagnotta, come si suol dire, però io sono davvero felice di aver portato nel mio canale questa novità. Non solo un canale dove ti insegno il taglio cucito, dove cerco di fare delle lezioni anche riguardanti i tessuti e comunque lezioni di teoria, ma io sono veramente contenta di portare anche queste lezioni di vita, perché la storia di Giusy può essere per noi una lezione di vita, un qualcosa che ci può aiutare a rivalutare la nostra storia e dire però dai, io alla fine della fiera non sono stata tanto sfortunata in fin dei conti, e quindi rivalutare la propria vita e dire ma se ce l'ha fatta Giusy, dai, ce la posso fare anche io, mi rimbocco le maniche come ha fatto Giusy, ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti. Quindi sono veramente molto contenta e molto 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 veramente. E ringrazio veramente tutte le storie che mi state mandando, continuate a mandarmele, mi potete mandare anche un audio come ha fatto Giusy e io lo leggerò, oppure me lo scrivete e lo leggo io. Io ringrazio tantissimo Giusy, le mando un grandissimo bacio a colei che mi ha fatto venire l'idea di iniziare questa rubrica, quindi la ringrazio. Per l'audio, per la sua storia, per la sua condivisione e perché mi ha fatto venire quest'idea. Adesso io ti lascio, ti mando un grande bacio, spero che questi video ti piacciono, scrivimelo nei commenti, fammelo sapere e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, buon cucito sartoriale, ma soprattutto ricordati, terapeutico. Ciao!